Benvenuti e bentrovati sul mio canale. Oggi, come potete vedere, vado avanti con lo stampo di Germano in pastura motorizzato. Sarà un video un pochino più corto rispetto al precedente, ma non tralascerò le cose importanti, vi spiegherò tutto passo a passo come ho fatto nel primo. Oggi faccio i collegamenti al motore e tutto il blocco motore con interruttore e vari cavi. Prima di iniziare a farlo, lasciate un like, iscrivetevi al canale così mi aiutate a supportarlo. Non dimenticate inoltre di seguirmi su Instagram e procediamo a lavorare. Partiamo a fare i collegamenti. Allora, per i collegamenti, come già visto nel video precedente, ho fatto questa staffa per poter mettere l'interruttore qua. Adesso per praticità la vado a rimuovere, così poi dopo sono un po' più comodo, sono un po' più libero nei movimenti. Una cosa fondamentale è saldare tutti i collegamenti a stagno. E poi con la guaina termorestringente andare a sigillare il tutto. Quindi ora procedo con il rimuovere questo così da avere un po' più di spazio per lavorare. Siccome i vecchi collegamenti avevano dello stagno, non importa, tanto io adesso vado a scaldare e a rimuovere questo vecchio stagno così da poter applicarci il nuovo collegamento. Con lo stagnatore caldo rimuovo lo stagno facendo attenzione. Terminato di togliere lo stagno in eccesso, mi sono aiutato un po' con il cacciavite, ho tribulato un pochino, ma ci sono riuscito. Solo questione di pazienza. Se no, un trucco potrebbe essere quello di prendere il trapano con una punta piccola e fare dei fori, uno da una parte e uno dall'altra. Ognuno è libero poi di usare il proprio metodo che preferisce. Allora, adesso vado a fare tutti i collegamenti senza stagnare e senza mettere guaina. E una cosa importante, come si può vedere, le sezioni dei cavi sono diverse. Questi sono degli spezzoni lunghi 30 cm che mi serviranno per fare i collegamenti, ce n'è in abbondanza, ma non importa. Questo qui invece è comprato di serie, nasce così. Andrò a tagliare sia il nero che il rosso per avere una maggiore sezione di cavo e avere una maggiore portata di corrente. Quindi, però questo è una cosa che farò successivamente perché prima voglio vedere se va tutto bene e gli spazi che ho. Allora, come prima cosa vado a collegare il nero nel polo negativo. Qua il motore già aiuta perché c'è il segno qui. Questo segno rosso indica che qua va collegato il polo positivo, invece qua metto il negativo. Ora come ora ho collegato i cavi al motore direttamente. Facciamo un'altra prova, una prova. Il motore gira correttamente, quindi il cavo nero lo collego direttamente a questo, il cavo rosso non lo collego direttamente perché, come già detto, voglio mettere l'interruttore. Quindi il cavo rosso verrà messo uno qua e un altro qua, proprio per andare ad interrompere il circuito al momento del bisogno. Quindi collego il primo dei due cavi, il e adesso il secondo. Devo fare attenzione a tenerli separati in modo tale da non farli toccare. Allora, il circuito è così composto:
cavo nero collegato direttamente alla batteria e il cavo rosso interrotto. Ora vado a collegare, allora così il motore va, quindi metto l'interruttore nella posizione opposta, collego e qui tutto spento. Ora provo, faccio vedere, ora accendo, quindi metto l'interruttore dall'altra parte e il motore gira, quindi la posizione è corretta. Allora vado a togliere i collegamenti e qui ci siamo. Allora, la prima cosa è andare a saldare i due fili al motore. Ho spelato una buona parte di cavo ed ora vado a mettere il motore in questa posizione, in cui vado a inserire qua nel il cavo e gli faccio un paio di giri su se stesso. Faccio questa cosa qua e adesso mi posiziono e con lo stagnatore saldo. Il polo positivo è stato saldato ed è a posto. Ora eseguo la stessa cosa nel negativo. Collegamenti stagnati. Allora vado a mettere la guaina. Siccome ho la guaina, non ho una via di mezzo, metto prima questa piccola e vi faccio vedere. Fino a dove arrivo. E la scaldo. Ok. La metto già così, che è già in posizione dell'interruttore qua. E adesso prendo la guaina più grande con la sezione maggiore e gliela vado a mettere che prenda tutto. Quindi sia quella piccola che anche la parte stagnata. Così. E vado a scaldare tutto. Perché questo l'ho fatto perché se avessi messo solo quella grande, come si vede qua, è rimasta un po' aperta, ma adesso scaldandola si restringe ancora, se no ci sarebbe stata molta differenza. Adesso la scaldo e si rimpicciolisce, se non l'avessi fatto ci sarebbe rimasta molta più luce intorno. Faccio la stessa cosa nel nero. Qua taglio più o meno così per avere un po' più di spazio. Vado a togliere una parte di protezione. Inserisco un pezzo di guaina qua. Allora, abbiamo detto che il motore andava collegato qua al centro, quindi faccio passare il filo qui.
Adesso gli do giusto giusto un goccino di stagno. Ora vado a mettergli la guaina in questa posizione, scaldo con l'accendino, qua è a posto. Poi verrà messo più o meno qua. Ora in questo connettore vado a collegare la rimanenza di cavo. Qua se un po' nello stretto si fa abbastanza fatica. Ma con calma e pazienza si riesce a far tutto. Allora vado a dare una stagnata anche qua. Anche qua gli metto un pezzo di guaina. Ora scaldarla. Ok. Allora, qua per praticità vado già a fissare l'interruttore nella base, perché almeno rimane tutto più ordinato e non mi sbaglio con la lunghezza dei cavi poi dopo. Quindi svito e smonto. Ho messo la rondella al contrario, quindi smonto tutto di nuovo. Che la rondella ha questo dentino, quindi il dentino deve stare in su. Metto le viti. E avvito. Ok, come detto all'inizio, prendo questo connettore e vado a tagliarlo qua, 3 centimetri circa, e lo vado a collegare a questi cavi, facendo molta attenzione a spelarlo perché qui i fili sono molto sottili. Allora, per essere un po' più pratico, gli lascio tanto filo così, quindi taglio qui. Allora, per essere un po' più ordinato dopo, questo è un pezzo di guaina e più o meno va bene per la lunghezza che ha. Lo vado a mettere qui almeno nei due cavi, almeno dopo una volta che ho finito i collegamenti e tutto, avrò scaldo qui la guaina, almeno avrò il tutto più ordinato, non ci sarà rischio di aggrovigliarsi con i cavi. Va
Vado a tagliare due pezzi di questa guaina che è ancora più piccola per fare i collegamenti tra i cavi. Ma questi collegamenti non li vado a stagnare, li metto solo la guaina termorestringente. Mi sa che quella grossa andava meglio, ma ormai gliel'ho messa. Faccio un po' più di attenzione. Ok, ci va giusta giusta. Adesso faccio la stessa cosa nel positivo. Vado a scaldare la guaina per avere tutto più in ordine possibile. E così vediamo se funziona. Facciamo un collegamento giusto da capire se ho fatto un bel lavoro o ho sbagliato qualcosa. No, direi che il lavoro è stato eseguito correttamente. Vediamo l'ingombro. Ed ecco qua il tutto. Ed eccoci qua, sono arrivati alle conclusioni del video. Come potete vedere, il motore funziona perfettamente. Batteria collegata con lo spinotto in modo tale da poter togliere e cambiare la batteria al momento del bisogno. A riguardo della batteria, siccome così parlando con un altro cacciatore, mi diceva che le batterie 9 volts hanno un costo elevato, vero, rispetto ad altre batterie, però le batterie 9 volts le vendono anche ricaricabili, quindi uno fa la spesa una volta e ricaricandole poi ammortizza nel tempo la spesa e anzi, beh, verranno sicuramente a costare meno che comprarle nuove, ovviamente. Interruttore perfetto, è venuto anche a filo della tavola qui del cavallotto. Motore gira alla perfezione, come si può vedere, e guardate bene la mia mano come si muove, come vibra la mia mano, quindi avrà un ottimo funzionamento, ecco, sono molto fiducioso. Ora non rimane che mettere la cerniera e provarlo in acqua, ma per fare questo ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti e grazie ancora.